Sindacati in piazza questa mattina a Faenza, come in molte altre città italiane, per raccogliere firme contro un emendamento della finanziaria che prevede il taglio dei fondi ai patronati per un complessivo di 150 milioni, mettendo a rischio, denunciano le sigle sindacali, per lavoratori e pensionati una serie di servizi gratuiti di assistenza e tutela sociale. Siamo in piazza in tutta Italia e in tutte le piazze dove siamo accreditati, non solo come CGIL, ma siamo CGIL, CISL, UIL, le ACLI, quindi tutti i patronati italiani, perché fondamentalmente siamo di fronte a un taglio e un ridimensionamento del lavoro svolto dai patronati, che fondamentalmente sono di aiuto in maniera totale nei confronti dell'INPS. Quello che attualmente sta mettendo in campo il governo Renzi è quello di un taglio indiscriminato nei nostri contributi, il che vorrebbe dire che nei confronti del lavoro svolto, che attualmente è svolto gratis da parte dei nostri patronati, non saremo più in grado di svolgere il servizio che fino adesso abbiamo svolto nei confronti della cittadinanza e soprattutto della cittadinanza che non ha potuto permetterci altre forme se non quella della gratuità all'interno delle nostre sedi sindacali. Stiamo cercando di far cambiare idea al governo, tenendo presente che questi servizi svolti sono proprio stati fatti in ordine di aiuto totale alla cittadinanza. Chiediamo anche l'aiuto e il sostegno da parte dei parlamentari, delle forze politiche. Credo che il taglio possa essere superato completamente e di ritornare a fare fondamentalmente il lavoro come l'abbiamo svolto fino adesso. È stato spiegato dove verrebbero investiti questi soldi che verrebbero tagliati a voi? No, non troverebbero nessun altro investimento. Tenete presente che questi soldi e il finanziamento dei patronati è fatto esclusivamente da parte dei contributi già versati all'interno dell'INPS, una piccola quota dei contributi da parte dei lavoratori e delle aziende. Quindi è un autofinanziamento che viene distribuito in maniera sul lavoro svolto da ogni singolo patronato, quindi sarebbe solamente far cassa all'interno dell'INPS un aspetto, cosa che invece anche l'INPS stesso ha detto che togliere i patronati sarebbe una cosa deleteria nei confronti del lavoro che attualmente l'INPS svolge, perché non sono in grado sia per quanto riguarda gli uffici sia per quanto riguarda gli operatori che loro stesso hanno. Quindi stiamo svolgendo una funzione che è inerente al proprio lavoro svolto da parte anche dell'INPS. Federico Lega, per Faenza Web TV.